Eccoci qua. Non avrei dovuto fare questa lezione perché ne avevo fatte altre su come si vota, no? Ero stato preciso anche altre volte, però vedo che c'è un gruppo, insomma, che continua a dire sciocchezze, cioè continua ad affermare che si sarebbe potuto costituire un fronte sovranista composto dalla Lega, da Fratelli d'Italia e da Casa Pound, lasciando fuori l'alleanza con Silvio Berlusconi, perché questo avrebbe rappresentato un modo per far venire fuori, insomma, i temi sovranisti. Ora, se questo ragionamento reggeva con il Tedeschellum, cioè quel sistema elettorale morto sotto i colpi dei franchi tiratori a giugno, non può reggere col Rosatellum, perché il Rosatellum, al di là delle cazzate che sparate, perché sparate esclusivamente cazzate, il Rosatellum è soltanto da un punto di vista formale un sistema per due terzi proporzionale. In realtà è un sistema maggioritario, perché a determinate condizioni nasconde un premio di maggioranza, che la legge non prevede, cioè il Rosatellum non prevede formalmente un premio di maggioranza, ma nella sostanza c'è, trova applicazione a determinate condizioni che vi ho già spiegato, spiegato e rispiegato, ma voi continuate a dire che bisognava formare il fronte sovranista tra Lega, Casa Pound e Fratelli d'Italia. Se col Rosatellum si fosse formato un fronte sovranista composto da Lega, Casa Pound e Fratelli d'Italia, avrebbero preso tranquillamente il 23-24%, forse qualcosina in più, si sarebbero aggiudicati una bella fetta di seggi nel proporzionale, ma pochissimi negli uninominali. Pochissimi negli uninominali, con la conseguenza che il Presidente della Repubblica avrebbe dato l'incarico molto probabilmente a Luigi Di Maio, il quale avrebbe cercato in Parlamento una maggioranza di liberi e uguali, cioè Boldrini e Bersani, e una parte di PD. Quindi avere a cuore la nazione, avere a cuore gli interessi esclusivi della nazione, significa anche fare i conti con un minimo di realismo, un minimo di pragmatismo. Io ho scritto l'altro giorno che Mirabeau e Talleyrand mi hanno insegnato molto di più che Spartaco e Masaniello. Questo volevo dire, nel senso che dovete cercare di comprendere, lo rivolgo ai miei amici che da tanti anni con i quali spesso ho condiviso delle battaglie, che bisogna anche capire quali sono questi meccanismi della legge elettorale. Non si può dire no, la Lega doveva andare da sola per fare che cosa? Per stare all'opposizione e ritrovarci Boldrini in maggioranza? Ma di che cosa stiamo parlando? Quindi aprite quelle zucche vuote che avete e cercate di capire e di comprendere come funziona il Rosatellum e perché sparate delle merite minchiate. Allora, poi però non ve lo spiego più, eh. Bannerò ed eliminerò tutti quei personaggi da un spettacolo che mi rompono quotidianamente. Oggi ce n'è stato uno che ho capito per chi lavori, a me. Io, come si dice a Napoli, non son che nessuno, cioè io non lavoro per nessuno. Si dice io capisco per chi la esso, ho capito per chi lavori. Lavoro chi? Ma cosa state dicendo? Aprite quella zucca vuota che avete e cercate di metterci un po' di sale in testa. Allora, questa è la legge, questa è la scheda elettorale. Ve l'ho fatta vedere mille volte. Qui c'è l'ingrandimento. Allora, questi qua, vedete questo, quest'altro, questo e quest'altro ancora, sono candidati di questo ipotetico collegio uninominale. Ripetiamo. Questo, questo, questo e questo sono candidati di un ipotetico collegio uninominale. Di questi che io vi ho fatto vedere,
ne viene eletto uno soltanto per collegio. Colui che prende un solo voto in più degli altri, qualunque sia la percentuale di voti, maggioranza relativa. Ok? Quindi non ci vuole una maggioranza assoluta. Si chiama sistema all'inglese, first past the post. I candidati di questo collegio uninominale sono 1, 2, 3 e 4. Ne viene eletto uno solo, colui che prende più voti, qualunque sia la percentuale di voti. A ciascun candidato di ciascun collegio uninominale sono collegate una o più liste. In questo caso c'è una lista, in questo caso c'è una coalizione di due liste, in questo caso c'è una coalizione di tre liste. Ok? Quindi facciamo un esempio. Questa è la coalizione. Facciamo questa qua, va? Questa è la coalizione del PD. Qui c'è PD e Civica Popolare, per esempio. E qui c'è il candidato dell'uninominale. Questo è il Movimento 5 Stelle, questo è il centrodestra, quindi Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, e questa è Liberi Uguali di Grasso. Per ciascun collegio uninominale, che sono 232, di cui 225 sul territorio nazionale, 6 in Trentino-Alto Adige e 1 in Valle d'Aosta, ciascun collegio uninominale esprime un solo eletto per collegio, colui che prende più voti, la maggioranza relativa, qualunque sia la percentuale. A ciascun candidato del collegio, a ciascun candidato di ciascun collegio uninominale sono collegate uno o più liste per la quota proporzionale. Ok? Come si vota? Allora, io voglio andare a votare, faccio un esempio, facciamo esempi in par condicio, se no dite che. Allora, vado a votare per esempio il candidato del centrodestra e scelgo qua la Lega. Barriamo. Barro il simbolo della Lega. Ok? Il voto va alla lista della Lega e automaticamente si estende al candidato del collegio uninominale. Automaticamente. Estensione automatica del voto dovuta all'assenza di voto disgiunto, cioè non è previsto il voto disgiunto, per cui v'è un'estensione automatica del voto dai collegi plurinominali a quelli uninominali e viceversa. Cosa vuol dire questo? Che se io voto simbolo della Lega, il voto va alla lista della Lega e automaticamente si estende in favore del candidato del collegio uninominale collegato. Ok? Quindi io posso, qui questa è la prima ipotesi. Seconda ipotesi, sempre nel centrodestra, poi farò anche gli altri, perché sennò dite qualche. Mi danno una scheda bianca e dico, vabbè, voto il candidato del collegio uninominale, perché mi piace, lo conosco. Il voto espresso in favore del candidato del collegio uninominale si estende anche alle liste collegate. Nel caso è una lista, si estende solo a quella lista. Nel caso vi siano due più liste, il voto è distribuito pro quota, cioè proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista nel plurinominale. Chiaro? Anche qui l'estensione, se io voto soltanto il candidato del collegio uninominale, l'estensione in favore della lista o delle liste collegate è automatica perché non c'è il voto disgiunto. Idem se vado a votare il Movimento 5 Stelle, oppure la coalizione di centrosinistra, oppure Liberi Uguali, con la differenza che se voto 5 Stelle, essendo una lista esattamente come Liberi Uguali, il voto è non si può parlare di pro quota, l'estensione automatica è totale. Ok? Perché vi dico che sono necessarie le alleanze, perché nei collegi uninominali si vince per un solo voto. Quindi quella coalizione di liste o quella lista, in realtà è più facile le coalizioni di liste perché si sommano i voti, che otterrà all'incirca, io ho calcolato l'algoritmo al 40%, carta e penna. Poi ci sono utrend e
tutta quella compagnia di società statistiche dotate di strumenti telematici elevatissimi che l'hanno calcolata a 39. Loro con l'algoritmo, io con carta e penna. Loro con gli strumenti telematici, con carta e penna. Quindi, nel momento in cui non c'è il voto disgiunto e c'è l'estensione automatica del voto dal plurinominale all'uninominale e viceversa, è chiaro che la coalizione di liste che prenderà all'incirca sul 40%, 39% nei collegi plurinominali, non essendoci il voto disgiunto ed essendoci invece l'estensione automatica del voto dal plurinominale all'uninominale e viceversa, acchiapperanno la maggior parte dei collegi uninominali, dove si vince per un voto. Quindi quel 40% nei collegi plurinominali è automaticamente 40% in favore del candidato dell'uninominale. È chiaro che tu nei collegi uninominali col 40% vinci ovunque, perché i candidati sono di più. È chiaro questo? Quindi il 40% negli uninominali tu li prendi tutti. Io ho calcolato sul 70, 72, 75% dei collegi uninominali andranno a quella coalizione di liste che otterrà nei plurinominali intorno al 40%. Ve lo volete mettere in testa questo? Sì o no? Quindi il Rosatellum è un sistema elettorale maggioritario. L'assegnazione avviene per due terzi proporzionale e per un terzo, poco più di un terzo, maggioritaria, ma in realtà nasconde un premio di maggioranza che sono almeno 20 volte che ve lo sto spiegando, ok? In questa situazione è chiaro che la Lega si sia alleata oltre che con Fratelli d'Italia anche con Forza Italia. Perché? Perché ti dà la garanzia di raggiungere il 39-40% e andare al governo del paese. L'alternativa qual è? L'alternativa è Governo 5 Stelle, appoggiato in Parlamento da una parte del PD e da Liberi Uguali di Bersani, D'Alema e Speranza e la Boldrini. Quindi io di fronte a una situazione del genere, di fronte a una legge elettorale del genere, è ovvio che Salvini ha ragionato dicendo: se io voglio cambiare le cose, devo andare in coalizione. Non con Casa Pound che ha il 3, 4, 5% se ce l'ha, ma devo andare in coalizione con chi ha il 14, 15, 16%. Perché? Perché garantisce anche a me di andare a me Lega. Faccio un esempio, io adesso sto parlando a voi per farvi cercare, per darvi una chiave di lettura. È inutile che attaccate la Lega inutilmente, che è l'unica forza sovranista che abbiamo in questo momento, e voi no, attaccate la Lega come se fosse. No, non è così. Perché la Lega ha ragionato e ha detto: io per andare al governo del paese, cercare di cambiare le cose con una forza sovranista, è necessario che mi alleo con Silvio Berlusconi. Perché? Perché ha il 15%. 15 lui e 15 io sono 30, e 5 della Meloni sono 35, più la quarta gamba, più qualche decimale, posso arrivare a 39 e ottengo la maggioranza assoluta dei seggi sia alla Camera che al Senato. E posso iniziare a fare un programma nell'interesse nazionale, a differenza dei traditori della patria che abbiamo avuto negli ultimi 6 anni, da Monti fino a Gentiloni, passando da Letta e Renzi. Quindi mi hanno insegnato di più Mirabeau e Talleyrand che Spartaco e Masaniello. Lo ripeto ancora un'altra volta: in politica si ragiona. Per cui, nel momento in cui una lista sovranista ha la possibilità di andare al governo, è chiaro che va a fare un patto anche con chi sovranista non lo è, o comunque non si sa bene che cos'è, perché Forza Italia una volta è sovranista, altra volta è liberale, un'altra volta non si capisce bene a seconda delle convenienze. Però quantomeno Berlusconi ha ancora un conto aperto con l'Europa dopo il colpo di Stato del 18 Brumaio, come lo chiamo io, del 2011, per cui è chiaro che
di fronte alla possibilità di andare al governo, di impedire alla Boldrini, a Grasso, a Bersani, quelli che ci hanno portato nell'euro, di andare loro al governo insieme a Di Maio, che dice che i mercati finanziari sono democratici, è chiaro che la Lega ha ragionato e ha detto meglio andare con Berlusconi, che mi garantisce con quel 15% la maggioranza assoluta dei seggi, perché insieme facciamo 39-40, e cambiamo, quantomeno non potremo fare chissà che cosa, ma il ripristino dell'interesse esclusivo della nazione riusciamo quantomeno quello a farlo. Poi il resto lo farà la storia, insomma. Nel 2019 arriva Wildman alla BCE, insomma, io non vi devo dire niente, se ci arrivate, se avete un po' di zucca, insomma, se avete un po' di sale in zucca, da soli ci arrivate. Detto questo, avete capito come funziona adesso il sistema elettorale? Altra precisazione: i candidati dei collegi plurinominali vengono eletti in ordine decrescente dal primo all'ultimo a seconda di quanti voti ottiene la lista, quanti voti chiaramente in proporzione ai voti che ottiene la lista in ciascun collegio plurinominale. Per cui se questa lista su base nazionale, ad esempio la Camera, ha diritto a 30 seggi nel plurinominale, si va a vedere i collegi dove ha preso di più, e se per esempio in questo collegio ha diritto a 2 seggi, vengono eletti coloro che sono posizionati al primo e al secondo posto sulla scheda elettorale. Sono stati posizionati in questo caso dalle segreterie di partito, perché l'elettore non può esprimere preferenze. Se invece ha diritto a un seggio, viene eletto soltanto colui che è posizionato al primo posto. Per cui l'invito che io vi faccio è quello di leggere attentamente i candidati che sono indicati sulla scheda elettorale, perché il vostro voto, sia per quello che vi spiegavo prima, sia per se scegliete la lista, avete capito bene dove va e come va. Questo penso sia stato chiaro. Quindi avete capito adesso che chi prende, questa è una legge elettorale solo formalmente proporzionale, in realtà è maggioritaria, e ve l'ho spiegato, sia per via dell'assenza del voto disgiunto, quindi per via dell'estensione automatica del voto dei collegi plurinominali agli uninominali e viceversa, e per la presenza delle coalizioni. Per cui la lista o la coalizione di liste che otterrà all'incirca il 39-40% nei collegi plurinominali, essendoci l'estensione diretta del voto dei plurinominali agli uninominali e viceversa, dove negli uninominali si vince per un solo voto qualunque sia la percentuale di voti ottenuti, sistema first past the post, è chiaro che ottenendo il 39-40% nei collegi plurinominali ti becchi il 70-75% dei seggi che derivano dai collegi uninominali. Ecco il ragionamento della Lega. Lo volete capire o no? Ecco perché non è stato fatto un fronte sovranista con Casa Pound e Fratelli d'Italia. Se ci fosse stato il Tedeschellum, cioè quella legge elettorale vigente, vigente niente, che è arenata a giugno miseramente, che arenata miseramente a giugno sotto i colpi dei franchi tiratori del Movimento 5 Stelle e del PD, allora lì aveva un senso, perché la distribuzione dei seggi era completamente proporzionale, anche se c'erano i collegi uninominali, ma non c'entravano niente, la legge era proporzionale, poi un terzo dei seggi venivano presi dagli uninominali e gli altri dai plurinominali, ma il Tedeschellum era una legge formalmente, sostanzialmente proporzionale, e lì avrebbe avuto un senso il fronte sovranista, perché il Presidente della Repubblica avrebbe dato l'incarico al primo partito, che è il 5 Stelle, e il fronte sovranista si giocava la partita dopo in Parlamento attraverso l'appoggio esterno ad un governo 5 Stelle, ma un appoggio esterno da parte di un fronte sovranista. Il Tedeschellum, questo ragionamento non lo puoi fare. Con il Rosatellum, scusate, con il Rosatellum questo ragionamento non si può fare. Perché? Perché è una legge, come vi spiegavo prima, sostanzialmente maggioritaria, dove chi ottiene all'incirca il 39-40% dei voti nei collegi plurinominali, impossibile da raggiungere per un fronte sovranista che sarebbe arrivato al 23-24%, quindi chi ottiene all'incirca il 38-39-40% nei collegi plurinominali, per effetto dei meccanismi che vi ho detto prima, acchiappa il 70-75% dei collegi uninominali, garantendosi la maggioranza in Parlamento. Io non ve lo spiego più.
Poi dopodiché fate quello che volete, ciascuno ha diritto ad avere la zucca vuota che si merita, per cui io non ve lo spiego più. Se volete capire di più, qui c'è un mio libro scritto insieme al professor Paolo Becchi, col quale scriviamo sempre sul libro, e di questi articoli ne abbiamo scritti almeno 7, quindi andateveli a leggere, li trovate sia sul mio blog che sul blog di Paolo. Il libro si chiama I sistemi elettorali dal dopoguerra ad oggi, dal proporzionale puro della Prima Repubblica al Rosatellum, Giuseppe Palma, Paolo Becchi, collana Accendon Book, Key editore, disponibile sia in cartaceo che in ebook. Ora sapete tutto, fate quello che volete, io vi ho spiegato tutto, non seguiranno ulteriori mie osservazioni su questo, fate quello che volete. Buonanotte a tutti.